Buonasera a tutti, sono Giovanna Forlanelli, presidente della Fondazione Luigi Rovati e vi do il nostro saluto, il nostro benvenuto a questo incontro di studi su un importante reperto che è esposto in questo momento nella nostra fondazione, la Stele di Caminia o Stele di Lemno. Un incontro di studi che avevamo pensato sinceramente, visto anche insomma le molte relazioni che si susseguono, come sapete noi abbiamo settimanalmente degli incontri, conversazioni, abbiamo iniziato la scorsa settimana col professor Sassatelli un incontro sulle lingue etrusche, ma sono incontri un pochettino più brevi. Questa sera pensavamo di aprire l'incontro solo agli specialisti, ma molti dei nostri fedeli del nostro fedele pubblico ci ha chiesto di aprire l'incontro, per cui questa sera lo dico anche per chi parla dal podio, abbiamo anche persone che normalmente frequentano le nostre conversazioni e la nostra fondazione. L'incontro è organizzato in collaborazione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e il suo direttore Emanuele Papi, il professore Emanuele Papi, che qui voglio ringraziare per il sostegno e l'aiuto essenziali per la realizzazione della mostra. E non voglio dimenticare anche il professor Salvatore Settis, coordinatore del nostro comitato scientifico, che ha avuto l'idea della mostra, che è stata la persona che ha iniziato, diciamo così, che ci ha dato l'idea di portare questo importante reperto in Italia. Voglio poi ringraziare l'ambasciatrice greca in Italia, Eleni Surani, che non potendo partecipare oggi, poi vedrete, ci ha inviato un video di saluto. E naturalmente il Museo Archeologico di Atene, con tutte le persone che sono venute, che ha creduto, pensate, nella fondazione prima ancora che fosse aperta al pubblico, perché abbiamo cominciato a lavorare alla mostra, a portare questa stella in Italia, prima che ancora che la fondazione fosse appunto aperta al pubblico. E da ultimo Carlo De Domenico, che come scrive Emanuele Papi nell'introduzione del volume che presentiamo oggi, tra l'altro, è stato proprio un infaticabile intermediario tra Milano e Atene. E vorrei anche ricordare, in questo momento di grandi tensioni nel nostro paese e nel mondo, vorrei proprio sottolineare il ruolo che la cultura e le istituzioni culturali possono avere e devono avere in un dialogo di pace tra i diversi popoli. Grazie. Grazie Giovanna. Prendo adesso brevissimamente la parola io, prima di tutto per introdurre alcuni saluti, cominciando da quello dell'ambasciatrice greca in Italia, Eleni Surani. Qui dovrebbe partire un video di 4 minuti. Cari amici, è con grande piacere che saluto l'evento di oggi organizzato dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene in collaborazione con la Fondazione Luigi Rovati nell'ambito della mostra sulla Stele di Caminia, gli Etruschi e l'Isola di Limno. Tre elementi interconnessi, indicativi dell'interazione e dell'evoluzione delle culture mediterranee. La Stele di Caminia, che è ospita in questi giorni nel Museo Rovati, ha percorso un lungo cammino nei secoli. Emerse nel 1883 per aprire nuovi orizzonti nella ricerca sulla vita e l'Imno durante il periodo arcaico. Segnò l'inizio dell'attività della Scuola Archeologica Italiana di Atene su quest'isola, che è davvero un museo a cielo aperto. E l'isola dove si trovano i reperti più antichi dello spazio greco e dove 3 millenni avanti Cristo si sviluppò una grande civiltà. Colgo l'occasione per congratularmi con la Scuola Italiana di Archeologia per l'importante lavoro che ha svolto in questi anni, per quasi un secolo, in Grecia, contribuendo alla scoperta e alla rivelazione della ricchezza archeologica del nostro paese, nonché
per le iniziative che prende per la promozione della cultura degli Etruschi, che a loro volta sono un altro anello di congiunzione tra l'area greca e la penisola italiana. Sono certa che il volume in corso di pubblicazione, con gli studi della scuola, di cui si parleranno oggi gli stimati professori, sarà un importante contributo alla ricerca scientifica. L'influenza e l'importa greca sono particolarmente presenti nel mondo etrusco. Dai caratteri greci dell'alfabeto al culto delle divinità che rimandano agli dei dell'Olimpo, alla raffigurazione di scene della mitologia greca su utensili e edifici. Enigmatica e affascinante l'iscrizione sulla stele scritta in caratteri greci è tuttora oggetto di studio scientifico di grande importanza culturale e storica. La mostra e l'evento odierno sono un'ulteriore prova dei profondi legami tra i nostri paesi. Dimostrano il nostro interesse senza tempo per la promozione della nostra cultura e la costante preoccupazione per la protezione del nostro patrimonio culturale. La stele di Caminia, che sarà qui per i prossimi mesi, appartiene alla collezione permanente del Museo Archeologico Nazionale di Atene. Il governo greco ha avviato un ambizioso programma per l'obiettivo di riqualificare e modernizzare l'ambiente che ospita i tesori archeologici. Chiudendo, mi vorrei congratulare con la Fondazione Luigi Rovati per aver organizzato la mostra nel loro meraviglioso spazio. Auguro ogni successo al convegno e alla mostra, che sono certa il pubblico italiano apprezzerà particolarmente. Spero di aver presto l'opportunità di visitarla anch'io. Vi ringrazio. E con particolare piacere che do adesso la parola a Gemma Sena Chiesa, che tutti i milanesi conoscono e tutti gli archeologi conoscono e tutti a Milano conoscono in particolare, che siano archeologi o no. Gemma. Puoi, come credi? Puoi. Va bene. Va bene. Sono qui proprio, come avete capito, perché sono la più anziana di tutti gli archeologi milanesi. Quindi ho il diritto di essere, di rappresentarli in un qualche modo tutti. Oggi è una giornata molto bella, un tema bellissimo, e quindi sono gratissima a Giovanna Pullanelli che mi ha fatto questo invito, che veramente mi onora. E poi qui, oltre che un pubblico così attento, così vasto, così curioso, abbiamo anche una serie di amici, io ho una serie di colleghi, di amici, che mi fa un grandissimo piacere rivedere e poter, sperando di poter sempre discutere con loro intorno a questi temi che ci appassionano tanto. Dirò solo pochissime parole. Innanzitutto per quello che riguarda il museo, questo nuovo museo che è un bel regalo fatto dalla Fondazione a Milano, un museo che in qualche modo mancava la città, dove le collezioni di oggetti etruschi sono veramente rarissime. Ma io penserei che forse bisogna dire non tanto che stiamo festeggiando e rivedendo sempre un museo nuovo, ma che si tratta di un nuovo modo per fare museo. Un nuovo modo che vuole vedere le opere in un senso diverso dicendole un po', rivedendole un po' in un modo vario, non fisso ma sempre cambiato. Sono opere, come dice Salvatore Settis, opere in transito, un termine che mi piace davvero molto, mi sembra davvero adatto
per parlare di antico e post-antico, di storia e di arte insieme, contemporaneamente e anche da punti di vista sempre diversi. Questo è chiaro, si vede benissimo nella struttura di questo museo, che quindi si colloca non solo fra i musei nuovi, ma fra i musei innovatori. Due parole vorrei anche dirlo su una curiosa coincidenza, e cioè che in questi giorni, come forse qualcuno di voi saprà, si tiene a Milano la cosiddetta Museo City, e cioè la rassegna di tutti i musei milanesi intorno ad un tema particolare. Il tema di quest'anno è la luce. Ed ecco che qui abbiamo una straordinaria opera d'arte, il candelabro di Cortona, che però è visto da un punto di vista diverso, un punto di vista unico. Visto dal basso, è rivoltato. Ecco, un'opera rivoltata di questa importanza mi pare che sia una cosa davvero da segnalare, perché vuol dire vedere un'opera che in fondo, almeno noi specialisti, conosciamo da tanto tempo, con un punto di vista diverso, con dei temi diversi. Quindi mi pare che anche questo faccia parte del museo nuovo, del modo nuovo di dire un museo. E poi due parole. Un ricordo carissimo alla Scuola Teologica di Atene, che oggi ce l'ha anche lui, anche la scuola, un bellissimo dono, cioè aver portato proprio a Milano i festeggiamenti per la 100 anni degli scavi di Lemno. È un grande anniversario per il quale dobbiamo ricordare che i rapporti tra Milano e la scuola archeologica, questa grande istituzione italiana che ci onora da tanti anni, da più di 100 anni, è sempre stato forte. E comincio a ricordare un episodio molto antico del 1892, quando Serafino Ricci, avendo preso la laurea nell'Accademia Artistico-Letteraria, che era in realtà l'antenata della nostra Università degli Studi, vinse una volta di studio alla Scuola di Atene. Nel 1892 andò ad Atene e ci mise a studiare, che cosa? Le stelle di Goldstone. E nel 1893 queste stelle, che sono così in qualche modo interconnesse, se non altro come stelle particolarmente difficili da leggere, ecco, allora venne pubblicato poi nei Monumenti antichi dei Licei nel 1893. Quindi abbiamo una piccola gloria da tenere presente. E poi voi sapete che i rapporti tra la Scuola Archeologica e Milano sono sempre stati intensissimi, fino ad avere qualche anno fa avuto la possibilità di avere uno scavo proprio a Gortina con gli amici direttori Lello Greco e Emanuele Papi, ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato in questa impresa, che ancora oggi sta andando molto bene, prima era diretta da me e da Giorgio Beio, oggi invece è diretta con risultati molto interessanti da Fabrizio Slavazzi e da Claudia Lamorugo. Quindi un continuo percorso mai interrotto. E se mi permettete un minuto, due piccoli ricordi personali. Il primo, che sono così vecchia, l'ho già detto, è che negli anni 50, da inizio di da studentessa, sono stata per un breve periodo sia alla Scuola di Atene che a Festos, dove ho avuto l'occasione di conoscere Doro Levi, che con grande durezza e severità guidava allora la scuola, affrontando in qualche modo situazioni anche difficili,
di una teologia che allora era ancora avventurosa, quasi direi romantica. Poi naturalmente il secondo ricordo è il bel periodo dell'insegnamento ad Atene, che è stato per me un periodo bellissimo, con una soddisfazione particolarissima per l'atmosfera della scuola, per gli studenti, e quindi un ricordo che è stato per me forse il più bello della mia carriera di docente. Quindi ringrazio ancora a nome un po' di tutti i milanesi, se posso, ecco, la scuola per questa, che mantiene sempre questa posizione di eccellenza straordinaria, che veramente ci fa onore in tutti i sensi. Vorrei concludere con la stella. La stella non è da me, non è da me di poterla naturalmente commentare, però ho molto, molto apprezzato questo volume, che è un volume in cui si rifà finalmente una storia completa dei vari aspetti di questa misteriosa stele, una stele che oggi rappresenta uno dei gialli dell'archeologia ancora rimasti, non ne sono rimasti molti dalla stella di Rosetta ad oggi, ma però questa mantiene ancora intatto una parte del suo segreto, anche se naturalmente le grandi ricerche degli ultimi tempi si avvicinano sempre di più a quello che sarà poi una scelta, una visione definitiva degli archeologi, non solo degli archeologi, dei linguisti, degli storici e così via. E il famoso problema dell'origine degli Etruschi, che già da più di un secolo forse inquieta gli animi degli studiosi, e appunto propone un vero e proprio giallo. Questo volume ha all'interno una grande chiarezza espositiva. I vari capitoli sui vari punti della stele sono complessivi, anche di fare tutta una storia di questo monumento che è stato scoperto due volte, poi perduto, poi ritrovato, è sempre enigmatico. Quindi la bella riportata ad Atene, a qui almeno per un piccolo periodo, e la bella così ben sistemata sotto le sue volte di pietra serena, mi è piaciuto molto quell'allestimento, ecco, credo che sia un auspicio per altri nuovi propositi che saranno senz'altro molto interessanti di questo museo. Grazie ai colleghi, grazie agli amici e grazie a tutto il pubblico. Grazie Gemma, ci dà ora il suo saluto Giulio Paolucci, che è il curatore della Fondazione Luigi Rovati, oltre che direttore dell'Accademia Etrusca di Cortona. Beh, grazie, per me è un grandissimo piacere essere qui. E come nasce questa avventura? Nasce da una felicissima circostanza, con una call, il professor Zettis, il professor Papi, e anche io voglio ricordare, cioè tutti siamo per qualche modo legati a questa stele, come diceva la professoressa Sena, io ne ho sentito parlare questo racconto da Doro Levi nel 1985, quando si parlava delle mostre degli Etruschi e la stele era candidata a ritornare in una di queste mostre, poi non se ne fece nulla. E ricordo questo pomeriggio nel museo di Chiusi, Levi arrivò insieme alla Cleia Laviosa e parlavamo di questa cosa, e vederla a distanza di quasi 40 anni qui è una fortissima emozione. Che dire, a me spetta ovviamente ringraziare, ma lo faccio con grandissimo piacere, in primis la Fondazione Rovati, che sta veramente mettendo in moto un qualcosa che forse era impensabile quando abbiamo iniziato anni or sono. Abbiamo avuto la fortuna anche di trovare dei compagni di percorso, ad esempio nel professor Zettis, che ci ha guidato, ci ha aiutato e ci ha messo in condizioni di poter realizzare
in questo museo nuovissimo qualcosa che forse appunto era allora impensabile. Penso a quando parlavamo con Lucio Rovati di tutte queste cose, insomma si pensa forse qualcosa di diverso. È arrivato veramente qualcosa di diverso, ma qualcosa di entusiasmante. Una parola la devo riservare all'amico Emanuele Papi, noi è una vecchia amicizia, abbiamo fatto una parte dell'università insieme e anche lì abbiamo trovato un compagno indispensabile, rappresenta una delle nostre fiori all'occhiello, ci si lamenta sempre di questo paese, Italia, eccetera, la scuola è veramente un fiore all'occhiello. Per quello che rappresenta ormai nella lunga durata, no? delle ricerche e di tutto il resto. E glielo dicevo prima, mi farebbe piacere che non finisse qui questo rapporto, anche perché, come sapete, Fondazione Rovati ha una biblioteca specifica e abbiamo avuto questo generoso dono di volumi dell'annuario della scuola e di altro, quindi è a disposizione, è qualcosa che si offre alla città, agli studenti, agli studiosi, quindi a Emanuele dico grazie, anche perché ce l'ha raccontato in questa giornata, questo racconto della storia che diceva poc'anzi la professoressa Sena Chiesa, e ci ha fatto subito impazzire proprio la storia. Come è stata valorizzata? Beh, l'avete visto, ha avuto un posto d'onore e il caso ha voluto che dialoga, forse in un dialogo muto, tra virgolette, con un'altra stele etrusca che aspetta anche questa di essere decifrata. Quindi questo è di grande interesse e di grande appunto auspicio per il futuro. Credo che il volume che è stato pubblicato, anche questo è stato fatto in casa, questo va detto, da John e Levi, vedo così una mia omonima al femminile che ci ha lavorato tanto e credo che sia un buon risultato. Quindi grazie, non rubo più neanche un secondo perché sono curioso di sentire i vostri interventi. Grazie Giulio. Prima di dare la parola a Emanuele Papi e agli altri relatori di questo pomeriggio, vorrei dire qualcosa per pochi minuti, tanto per cominciare rallegrandomi moltissimo di vedere la sala così piena, di vedere tante persone che sono qui interessate e di vedere che questo interesse non si limita agli specialisti. Questa è una delle cose che la Fondazione Rovati vuol fare, e cioè vuol parlare alla città. Parlare alla città vuol dire affrontare dei temi anche difficili, anche specialistici, anche complessi, però farlo in un modo che non raggiunga soltanto gli specialisti, ma che raggiunga l'orizzonte culturale della città. Abbiamo sentito parlare della biblioteca, di donazioni dell'annuario della Scuola di Atene, la partnership con la Scuola di Atene, che certamente mi auguro che continuerà. Tutte queste cose fanno della Fondazione Rovati un nuovo protagonista che è sulla scena da pochi mesi, ma è già straordinariamente attivo sulla scena culturale e nella vita culturale di una città come Milano, che in questo momento ha forse la vita culturale più interessante, più nuova, più frizzante d'Italia. Qui, come saprete, come avrete visto oggi e prima e come vedrete certamente dopo, c'è una collezione etrusca molto significativa che in questo momento fa da corona e fa da cornice alla stele di Lemno, ma non c'è soltanto questo, ci sono anche delle opere di arte contemporanea che si mescolano con quelle di arte etrusca in una collezione permanente, cosa non è una mescolanza permanente, non è una mostra, quindi è una delle prime volte che veramente una cosa del genere viene fatta, un esperimento del genere viene fatto con tanta cura e con tanta attenzione anche espositiva, ma soprattutto concettuale. E però voglio dire che anche come è stato detto, come diceva anche poco fa Gemma Sena Chiesa, il fatto di avere una collezione etrusca in un museo dedicato a Milano non è ovvio, non ha nulla di ovvio. E anche il fatto che da subito la Fondazione Rovati ha cominciato a fare delle mostre anche significative, il lampadario di Cortona, uno degli oggetti più significativi, la stele di Lemno,
Il fatto che stia facendo tutto questo la sta trasformando, non so bene come dirlo, come una specie di consolato etrusco a Milano, di cui forse c'era bisogno. Abbiamo una rappresentanza degli etruschi in questa città, anche se poi che la Stele di Lemmeno fossero etruschi o non fossero etruschi c'è da discutere. Vorrei sottolineare anche un punto che mi sembra molto significativo. Le prime mostre fatte qui si stanno susseguendo con grande ritmo, con un ritmo particolare, sono mostre che in qualche modo hanno giocato su due tastiere diverse. Da un lato abbiamo avuto il lampadario di Cortona, oggetto etrusco di altissimo pregio, significato e fama, che viene dall'Etruria. E poi la Stele di Lemmeno, che è un oggetto misterioso, legato agli Etruschi, ma non si sa bene come, non si sa bene in qual modo. Certamente questo libro prodotto da Emanuele Papi con i collaboratori della Scuola Archeologica Italiana di Atene ci dirà di più, perché ci permette di fare un bilancio della situazione, anche della situazione degli studi. Però mi pare che in questo accoppiamento di un oggetto dell'Etruria e un oggetto che ha a che fare con l'Etruria, ma non viene dall'Etruria, mi pare che sia molto significativo. Io mi auguro che anche questo continui in questa attività di mostre della Fondazione Rovati, che sono mostre innescate certamente da Giulio Paolucci, che è un etruscologo, dai membri del comitato scientifico, ma che è molto innescata anche da Giovanna Fornanelli e da Lucio Rovati. Cioè qui c'è una forte presenza di chi ha fondato questa istituzione, di chi l'ha voluta fortemente, di chi la guida anche con i propri interessi. Nel futuro possiamo immaginare che altri oggetti dall'Etruria ne possono venire tanti. Ora c'è la Stele di Vicchio, di cui è stato già fatto cenno, e che però ancora richiede moltissimi studi prima di sapere esattamente quel che ci dice. Nel futuro ci potranno essere anche altri oggetti che vengono da fuori. Mi è venuto in mente, pensando alla riunione di oggi, questo candelabro vulcente trovato sulla costa francese meridionale a Cap d'Agde, che credo che sia in un piccolissimo museo. Io non sono mai stato lì, ma suppongo che sarebbe molto bello avere oggetti, presenze etrusche altrove. Lemmeno, il luogo da cui viene questa stele, una fra le più significative isole della Grecia, fra le più ricche di cultura, un luogo di alterità. Un luogo di altri, i Cabiri, i Sinti, i Pelasgi, i Tirreni, i Mini, un luogo che ha due volti, un volto molto negativo, i Lemnia Cacà, i delitti di Lemno, le donne che uccidono tutti gli uomini, i Pelasgi che uccidono tutti i figli delle donne greche, un delitto dopo l'altro, persone che arrivano lì, Efesto scagliato dall'alto dei cieli e Zoppo, Filottete che approda ed è ferito, una città di delitti, di ferite, di difetti fisici, la disosmia delle donne, lo cattivo odore con cui Afrodite le punisce, però è un'isola che guarisce, è un'isola dove c'è la terra Lemnia che guarisce. Questi due aspetti polari, da un lato il volto negativo, dall'altro lato il volto positivo, un luogo di delitti e di sofferenze, ma anche un luogo di guarigioni. E allora credo che a questo punto introdurre la Stele di Lemmeno voglia dire anche ricordarci di questa varietà e guardarla in quello che rappresenta per le iscrizioni e per l'immagine, un'immagine che a me sembra quasi più che scultura, disegno, un graffito, il contorno di qualcosa che era certamente destinato ad essere riempito col colore. Dopo aver parlato di Lemmeno, dopo aver accennato a qualcuno degli elementi di questa isola lontana e oggi vicina a Milano, credo che sia il tempo di dare la parola a Emanuele Papi. Emanuele Papi, che è il... mentre raggiungi... Sì, sì, forse me. Sei più... Emanuele Papi, direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, vorrei aggiungere con grande piacere anche socio dell'Accademia dei Lincei. Grazie Salvatore.
Buonasera, buonasera a tutti. Vorrei salutare l'ambasciatrice Eleni Surani e ringraziarla per le parole gentili che ha avuto per l'incontro di stasera e per la scuola, così come le personalità greche che stasera sono presenti fra noi, il signor Nikolaos Frangos, presidente dell'Istituto Ellenico di Cultura, l'archimandrita del Patriarcato Ecumenico Ioannis Batsis della Sacra Diocesi d'Italia e la professoressa Aliki Mustaka dell'Università di Salonicco e membro della Società di Studi Etrusco e Italici. Poi ovviamente vorrei ringraziare Giovanna Forlanelli di cuore per l'eccellente collaborazione che abbiamo avuto fra la Fondazione Luigi Rovati e la scuola, e sono molto ammirato da lei. Virgilio l'avrebbe definita Dux Femina Facti, non solo per la mostra e il libro che è stato pubblicato, ma per l'organizzazione della Fondazione e come diciamo la sta conducendo. Insieme a lei ovviamente tutto il suo staff, Giulio Paolucci, conservatore, Monica Loffredo, direttrice, e Giulia Bilancetti, con cui abbiamo collaborato per la realizzazione del libro. E poi ovviamente i colleghi che stasera sono intervenuti, la professoressa Gemma Senachiesa e poi il professor Sassatelli, che concluderà la giornata di questo pomeriggio. Paola Pelagatti, accademica dei licei, ex direttrice del Museo Etrusco di Villa Giulia e insieme a Licia Borrelli Vlad, la decana degli allievi della scuola, ha inviato un breve testo che mi ha pregato di leggervi. Sono profondamente colpita dal fatto che sia stato portato a Milano un cimelio così astruso, tanto interessante quanto affascinante. E per questo mi è gradito complimentarmi con la Fondazione Luigi Rovati e con la Scuola Archeologica Italiana di Atene, della quale sono stata allieva nel 1953. Mi è gradito partecipare all'evento odierno con un breve ricordo di quegli anni, di Doro Levi e della Stele di Caminia. Doro Levi, al quale ero molto legata, era stato uno degli allievi prediletti di Alessandro Della Seta. Con lui aveva partecipato come allievo della scuola alla prima spedizione italiana nell'isola di Lemno. Nonostante i suoi interessi per la cultura minoica e per Festos, Levi ebbe Lemno sempre in grande considerazione. Nel dopoguerra, infatti, aveva fatto ricostruire la casa della missione, aveva allestito il nuovo museo archeologico di Mirina e diede infine nuovo impulso a una nuova stagione di ricerche italiane nell'isola. Ricordo le lezioni al Museo Archeologico Nazionale di Doro Levi, in quel corridoio stretto e lungo nel quale era esposta la stele, insieme a tantissimi altri reperti. Mi faceva specie come, anziché soffermarci davanti a sculture di marmo o di bronzo della classicità, Levi dedicasse così tanto tempo e attenzione a quel reperto tanto singolare, quanto significativo di fatto per noi italiani. Anni dopo fui chiamata a Villa Giulia e in qualche modo quel legame con il mondo etrusco e con quello strano mondo della stele rimase indissolubile. Sono molto lieta di portare i miei saluti a voi tutti, congratulandomi per l'iniziativa, rivolgendo molte felicitazioni per la riuscita del prestito e per il nuovo contributo scientifico che si presenta stasera in questa bella cornice. Paola Pelagatti. Dunque, archeologia ed epigrafia sono andate spesso di pari passo nelle ricerche degli italiani. Ciriaco d'Ancona, il pater antiquitatis e tra i primi italiani a scoprire i monumenti della Grecia antica nella prima metà del 400, era appassionato di monumenti ed epigrafi in egual misura. Poi tre iscrizioni, tra le più illustri dell'antichità, hanno guidato diverse generazioni di italiani in Grecia alla ricerca del passato da oltre un secolo. La grande iscrizione di Gortina, che nel V secolo a.C. aveva fissato le prime leggi sul diritto di famiglia, rinvenuta a Creta nel 1884 da Federico Halbert,
che per la sua importanza ed eccezionalità è stata replicata all'Avulito Nellino nel Parlamento greco, all'Accademia dei Lincei, al Rovereto, patria di Federico Halber, e anche alla Scuola di Atene. Poi il disco di terracotta, scoperto nel 1908 da Luigi Pernier nel Palazzo Minoico di Festos, sempre a Creta, inciso nell'età del bronzo, con segni figurati che però attendono ancora il loro champollion per essere decifrati. Recentemente il disco è diventato ubiquo in Grecia come oggetto pop e come ricercato trofeo di viaggio per il turismo di massa. E quindi la Stele di Caminia, recuperata fra il 1883 e l'85 nell'isola di Lemno, che da dicembre scorso fino all'estate sarà ospite di riguardo qui alla Fondazione Luigi Rovati, dopo una prima visita in Italia 20 anni fa alla Mostra degli Etruschi di Venezia. La stele è all'origine delle ricerche centenarie degli italiani a Lemno, che saranno poi illustrate da Carlo De Domenico, insieme ai miti che l'immaginario dei greci aveva messo in scena nell'isola e di cui ci ha detto prima Salvatore Settis. Lemno si trova nel mare Egeo settentrionale, di fronte allo stretto dei Dardanelli, 100 km in linea d'aria dall'antica Troia, 200 dalla moderna Salonicco, oltre 1000 da Roma e 1500 da Corso Venezia, qui a Milano. La stele era stata creata nel VI secolo a.C. come segnacolo di una tomba. L'originale era alto un paio di metri, ma è rimasta solo la metà superiore, con il profilo di un uomo che impugna lancia e scudo e che si era distinto nella sua società per le virtù marziali. Intorno alla figura e sul lato destro della pietra furono incise 200 lettere dell'alfabeto greco, in tutto 33 parole su 11 righe, scritte in direzione alternata, dall'alto in basso e di seguito dal basso in alto, oppure da destra a sinistra e viceversa. Ma la lingua scritta in greco non è greca né indoeuropea e appartiene alla stessa famiglia dell'etrusco e del retico, che si parlava e scriveva in una zona ai confini fra Austria, Svizzera e Germania. Quando la stele fu prodotta nel VI secolo a.C., nel mondo egeo e in Grecia si usava scrivere con l'alfabeto più o meno da una decina di generazioni. L'iscrizione non è isolata. Nel VII e VI secolo qualche decina di altre parole, sigle e abbreviazioni furono incise su un ex voto di pietra che vedete in basso a sinistra e poi su vasi e pesi da telaio in terracotta offerti alle divinità dei santuari. La scrittura non sembra essere stata comunque molto diffusa perché usata a Lemno per gli ex voto e per la nostra stele. Dell'epigrafe e delle sue interpretazioni parlerà più in dettaglio Riccardo Di Cesare. I ritrovamenti archeologici hanno talvolta un afterlife molto movimentato ed è questo il caso della stele. Fu scoperta nelle campagne vicino al villaggio di Caminia, da cui il nome. I francesi cercarono di appropriarsene per il Louvre, ma fu sepolta sottoterra dallo scopritore senza dire dove. Poi il figlio si mise d'impegno e riuscì a recuperarla. Fu trasportata di nascosto ad Alessandria d'Egitto, dove un magnate americano cercò di acquistarla, e fu finalmente rimpatriata in Grecia, dove è stabile da più di un secolo al primo piano del Museo Archeologico Nazionale di Atene. Ma chi era il popolo della Stele di Caminia che scriveva in una lingua simile all'etrusco? L'inno a Dioniso, composto forse nel VII secolo a.C., narrava di pirati tirreni che imperversavano nell'Egeo. Tirreni è il nome con cui i greci chiamano gli etruschi e gli ascoltatori dovevano ben sapere di quali pirati si stava parlando. Sono poi menzionati da Tucidide, l'affidabile storico ateniese del V secolo a.C. A suoi tempi i tirreni abitavano nella penisola calcidica, dove oggi si trova il Monte Athos, ma prima erano stanziati a Lemno. Un altro storico ateniese, Anticlide, negli anni di Alessandro Magno, sosteneva che i Pelasgi furono i primi a stabilirsi a Lemno e che alcuni di loro salparono per l'Italia con Tirreno, che quindi sarebbe il fondatore eponimo dei Tirreni etruschi.
Pelasgi dai greci erano chiamate le popolazioni pre-elleniche della Grecia. Infine c'è un'ultima fonte, l'erudito e ben informato Plutarco scrive a cavallo tra il primo secolo e il secondo secolo d.C., tra gli esempi di coraggio femminile elencati in un trattato sulle donne, include un fatto al tempo in cui i Tirreni abitavano Lemno. Dunque, fonti storiche epigrafiche attestano che nel VII e VI secolo una comunità di Tirreni era nell'isola di Lemno. Gli archeologi, gli storici e i linguisti che si sono occupati della stele di Camina e del suo contesto sono alle prese con una questione complicata e ancora irrisolta, che non era chiara neanche agli storici antichi. Ci si chiede infatti se gli abitanti di Lemno siano della stessa stirpe degli Etruschi, che erano migrati dall'Egeo, dalla Lidia in Anatolia a seguito di una lunga carestia, secondo Erodoto, e durante l'Esodo un gruppo si sarebbe fermato a Lemno e un gruppo sarebbe arrivato in Etruria. Oppure se si tratti di Etruschi autoctoni dell'Italia, come sosteneva per esempio lo storico Dionigi dell'Icarnasso e oggi anche l'archeogenetica, che sarebbero giunti a Lemno per fondare una colonia o una stazione commerciale e di pirati. Fino a oggi, a quanto io sappia, nessuno ha ipotizzato una connessione con gli alpini dell'Arezia, che secondo Livio e poi più recentemente anche Mommsen sarebbe stata la culla degli Etruschi. Non è facile sapere cosa sia successo. Montale, nella sua ultima raccolta Satura, diceva: la storia non è poi la devastante ruspa che si dice, però distrugge quanto più può. E così ha fatto con i Tirreni di Lemno. Le informazioni che abbiamo dagli autori antichi sono poche, se mettessimo insieme tutte le parole non riempiremmo mezza pagina. Abbiamo le testimonianze raccolte negli scavi in corso da un secolo, ma che tuttavia non ci aiutano a fare chiarezza sull'origine dei Tirreni di Lemno. Per fortuna il mestiere dell'archeologo non è quello del romanziere e possiamo lasciare dei capitoli in sospeso e anche avere l'agio e forse il lusso della possibilità di dire non sappiamo. Ai romanzieri questo ovviamente non è consentito. Tolstoi non poteva dire non so che fine ha fatto Anna Karenina e così via. E quindi gli archeologi possono anche continuare le ricerche per costruire nuove informazioni e arrivare a una conclusione accettabile. La comunità che scriveva sulla pietra e sulle terracotta nella lingua lemnia non si distingue, a parte per le iscrizioni, da altri gruppi sociali e etnici dell'isola, ricordava prima il professor Zettis i Sinti, se non per la lingua. In Grecia, Magna Grecia, Sicilia, Asia Minore, come in Africa e nell'Europa sudoccidentale, numerosi sono vasi e bronzi etruschi portati da mercanti e soldati e anche da etruschi che erano migrati. Non è questo il caso di Lemno, dove tra migliaia di reperti scavati non c'è un solo frammento fabbricato in Etruria o in Italia. La cultura materiale e figurativa dell'isola, di cui parlerà Germano Sarcone, non è greca, ma è tipica dell'Egeo settentrionale e di un'area che si trova ai confini moderni di Turchia, Bulgaria e Grecia, e non è stato trovato nulla che rimandi all'Etruria o all'Italia. C'è da dire però che non tutti i popoli antichi che trasmigravano da un posto all'altro del Mediterraneo, conquistatori, coloni, commercianti, mercenari o migranti ambientali, lasciarono segni distintivi della loro origine e delle loro tradizioni. Quel che accadde con la colonizzazione greca o con l'impero romano non vale in ogni tempo e in ogni luogo, si potrebbe dire cuius regio e iusque religio. Per esempio i greci, che erano la classe dirigente del Fayum in epoca ellenistica fra III e I secolo a.C., sono indistinguibili dagli egiziani autoctoni se non per l'uso della loro lingua madre nelle scritture pubbliche e private. Così le comunità di orientali nelle province romane dell'Africa fra il I e il III secolo d.C. si possono identificare soltanto dalle loro iscrizioni funerarie in greco o in ebraico. Scendendo nel tempo, i Vandali, che si trasferirono nel V secolo d.C. dalla Germania al Nord Africa, si mimetizzarono in tutto con la popolazione che trovarono.
una popolazione di africani romanizzati da tempo. C'è anche un caso simile a quello di Lemno. Negli anni 20 del secolo scorso furono trovati 50 km a sud di Tunisi, nella regione dell'Oued Melian, tre cippi di confine con la medesima iscrizione in etrusco che ricordava Marcus Unata Zutas, il confine della sua proprietà, che definiva proprietà dei Dardani, la dedica a Giove e poi l'indicazione di 1000 passus della proprietà. Marcia Unata Zutas Tul Tartanium Tins, e la dedica ovviamente a Giove. Un individuo, verosimilmente di una famiglia di chiusi, a giudicare dal gentilizio Unata, che segnava nella pietra e nella lingua madre i limiti della sua proprietà, definendosi come appartenente ai Dardani, cioè i Troiani, secondo l'invenzione di una tradizione costruita in Etruria e che, come sapete, avrà fortuna anche a Roma. Anche in questo caso, a giudicare dal contesto archeologico, si tratta di un trasferimento dall'Etruria, secondo alcuni alla fine del secondo secolo avanti Cristo, secondo altri ben prima, forse nel quarto e terzo, che è attestato solo da iscrizioni e non da altri oggetti che mostrino la prosecuzione dei rapporti con la madrepatria o l'espressione della sua appartenenza etnica di origine. Con la stele di Caminia e le altre iscrizioni a Lemno come in Tunisia, siamo di fronte ai capitoli finali di una storia senza sapere come si sia svolta prima. A un certo punto vediamo comparire individui che non si distinguono per cultura, tecnologie e stile di vita da altri abitanti, ma che nelle scritture pubbliche vollero esprimere la loro appartenenza di origine usando la lingua madre, nella fattispecie l'etrusco. Speriamo che le ricerche future a Lemno possano offrire qualche dato in più per riempire le pagine bianche di questa storia, dopo le ricerche di oltre un secolo che adesso vi illustrerà il dottor Carlo De Domenico. Grazie. Grazie Emanuele per aver esposto in modo così chiaro le regole del gioco quando troviamo degli elementi culturali isolati e quando vogliamo restituire a quegli elementi un qualche contesto, e per aver evidenziato con altrettanta chiarezza che le incertezze che ancora proviamo le provavano già anche gli storici antichi, a cominciare da storici di grandissimo prestigio come lo stesso Tucidide. Carlo De Domenico è professore a contrasto e assegnista di ricerca presso l'Università Statale di Milano ed è assistente del direttore presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene. A lui adesso la parola. Grazie, buonasera a tutti. L'isola di Lemno ha una grande ricchezza di miti e leggende. Credenze e racconti ricorrono nei poemi epici e nelle opere storiografiche con figure della religione locale assimilate nel Pantheon greco. Le prime ricerche italiane documentano il culto di una grande dea che Stefano di Bisanzio, lessicografo del VI secolo d.C., chiama Lemno, la quale avrebbe dato il nome all'isola. Era una dea cacciatrice, assimilata in età storica forse ad Artemide, connessa con la musica, la tessitura e la navigazione, come documentano le sue rappresentazioni tra l'età del ferro e l'età arcaica. Il patrono di Lemno era Efesto, dio del fuoco e della metallurgia, il quale era stato scaraventato sull'isola dal padre Zeus, dal Monte Olimpo. Lì sarebbe stato salvato e curato dai Sinti, un'antica popolazione locale. La riconoscenza a queste genti fu tale che Lemno, come si legge in un passo dell'Odissea, divenne per il dio di gran lunga la più cara di tutte le terre. La fucina di Efesto, secondo la tradizione, era nel monte Mosiclos, a nord dell'isola, sede del fuoco rubato da Prometeo e donato all'uomo. Omero definisce Lemno fuliginosa per i fumi della fucina dove Efesto avrebbe forgiato le armi e lo scudo di Achille. Alle pendici del monte sacro a Efesto era estratta la famosa terra lemnia, ricca di proprietà terapeutiche. Questa veniva raccolta, ridotta in pastiglie, per poi essere venduta nei mercati. Ancora alle soglie del XIX secolo si poteva acquistare nei bazar di Istanbul.
Nella sua fucina, Efesto, era assistito dai Cabiri, figli del dio Fabbro e della ninfa Cabeiro. Era la divinità legata alla metallurgia, alla fertilità e alla navigazione, ed erano venerate in tutto il nord Egeo. In età storica sarebbero stati assimilati ai Dioscuri. A Lemno, il santuario dei Cabiri è stato individuato nei pressi del centro di Efestia, in località Chloe. L'isola era legata anche a Dioniso, che avrebbe dato i natali, insieme ad Arianna, figlia di Minosse, a Toante, mitico re di Lemno. Toante, unitosi alla ninfa Mirina, generò Ipsipile, protagonista del primo dei due famosi crimini lemni. Sull'isola, infatti, avvennero orridi misfatti, dovuti a delitti di sangue, tanto che nell'antichità l'espressione crimine lemnio indicava un'azione crudele. Si tramanda che le donne di Lemno, avendo scoperto che Afrodite, legittima moglie di Efesto, lo tradiva con Ares, decisero di sospendere offerte e sacrifici in onore della dea. Afrodite le punì, condannandole a emettere un odore così sgradevole da mettere in fuga i mariti. Offese e umiliate, le donne di Lemno si vendicarono e sterminarono ogni essere umano di sesso maschile. Solo Ipsipile, mossa da pietà, decise di risparmiare il padre Toante e fece credere che fosse morto. Lo chiuse in una cassa e lo affidò ai flutti, che lo condussero in salvo sull'isola di Sicino. Solo più tardi, l'arrivo degli Argonauti, partiti dalla Tessaglia sotto la guida di Giasone, alla ricerca del vello d'oro, consentì alle donne di liberarsi dal sortileggio, ripopolando l'isola di uomini e figli. Tra gli eroi della classicità è legato a Lemno il destino di Filottete, lo sfortunato guerriero morso da una vipera durante la spedizione achea verso Troia. Lo lezzo emanato dalla ferita e le urla di dolore spinsero Odisseo e i suoi compagni ad abbandonarlo in una grotta, localizzata per tradizione presso il Cabirion di Chloe. Sappiamo dai poemi omerici e dall'omonima tragedia di Sofocle del 409 a.C. che Filottete trascorse a Lemno 10 lunghi anni, cacciando uccelli con arco e frecce e coprendosi di piume. Anche lui, come Efesto, fu curato con la miracolosa terra lemnia. Su consiglio dell'indovino Eleno, Ulisse e Neottolemo si recarono nuovamente a Lemno, convinsero Filottete a riunirsi alla spedizione achea e insieme a lui riuscirono ad espugnare Troia, grazie alle armi che gli aveva donato Eracle. Erodoto riferisce nelle storie di un secondo crimine lemnio, un evento che ricongiunge miti e credenze agli eventi storici dell'isola, e in particolare alla fondazione ateniese del V secolo a.C. Protagonisti del misfatto erano i Pelasgi, che insieme ai Sinti, ai Mini e ai Tirreni avrebbero abitato l'isola prima dell'arrivo dei Greci. I Pelasgi avevano origini tessale, erano coltivatori e artefici di costruzioni, e in un certo momento si stabilirono in Attica. Secondo le fonti, avrebbero costruito e donato agli Ateniesi le mura in opera poligonale che cingevano l'Acropoli, il cosiddetto Pelasgicon, portato alla luce dagli archeologi e datato alla fine del XIII secolo a.C. Per ringraziarli, gli Ateniesi avrebbero donato loro le terre ai piedi dell'Imetto, che essi coltivarono e resero fertili. Invidiosi delle loro abilità, gli Ateniesi accusarono i Pelasgi di molestare le loro donne, quando queste si recavano alla fonte Caliroe. Con questo pretesto furono cacciati dall'Attica e giunsero a Lemno, ove si stabilirono non senza vendicarsi. I Pelasgi tornarono in Attica e rapirono le Ateniesi che sacrificavano al santuario di Artemis Brauronia. Da loro ebbero figli distinti per bellezza e prestanza e per abilità nella guerra. Temendo che i figli avuti dalle Ateniesi potessero cospirare contro quelli avuti dalle Lemnie, i Pelasgi decisero di sterminare le Ateniesi e la loro prole, spargendo sangue sull'isola e compiendo così il secondo delitto, che ancora una volta funestò Lemno e i suoi abitanti. Solo il vaticinio dell'oracolo di Delfi riuscirà a salvare l'isola dall'infertilità e dalle carestie. L'isola sarebbe tornata a risplendere solo se i Pelasgi l'avessero consegnata nelle mani degli Ateniesi. Essi accettarono a condizione che gli Ateniesi raggiungessero la terra di Efesto nell'arco di una sola giornata e con i venti contrari. Ma le 186 miglia marittime che separavano Atene da Lemno e i venti che soffiavano in estate da nord-est non avrebbero consentito alle navi un simile viaggio.
Milziade, lo stratego ateniese, famoso per la vittoria sui Persiani a Maratona nel 490 a.C., riuscì nell'impresa partendo dal Chersoneso Tracico, un possedimento di Atene. Così i Pelasgi furono cacciati, Lemno tornò ad essere fertile e furono dedicate due città alla maniera greca, Mirina ed Efestia. Era questo il patrimonio leggendario e storico che avrebbe funto da retroterra e stimolo alle ricerche italiane a Lemno. Nel 1909 fu istituita ad Atene la Regia Scuola Archeologica Italiana, un centro di formazione sull'antichità del mondo egeo e di coordinamento delle missioni italiane in Grecia. La scoperta della stele di Caminia aveva suscitato grande curiosità nelle accademie europee. E le indagini italiane, intraprese a Lemno di lì a poco, rientrarono in quella temperie di ricerca sulle origini degli stati nazionali. Nel maggio del 1923, Alessandro Della Seta, direttore della scuola, guidò la prima spedizione italiana sull'isola per risolvere la querela sull'origine degli Etruschi, scaturita dalla menzione di Tucidide dei Tirreni di Lemno, e che si era fatta ancora più complessa con la scoperta della stele di Caminia e della sua enigmatica iscrizione. Obiettivo delle ricerche era comprendere se gli Etruschi avessero raggiunto le coste del Tirreno dalla penisola anatolica, passando per Lemno, o se dall'Italia centrale avessero raggiunto l'isola per poi fondare un emporio commerciale. Alessandro Della Seta voleva ricercare le fasi più antiche di Lemno per ricostruire la cultura della comunità che aveva scolpito la stele e scoprire nuove iscrizioni in quella lingua simile all'etrusco. Le prime indagini furono condotte a Briocastro, un poggio nel sud dell'isola con materiale ceramico di età neolitica. Dopo alcuni sondaggi, Alessandro Della Seta decise di interrompere le indagini perché le fitte coltivazioni di tabacco rendevano impossibile la prosecuzione delle ricerche. Il 18 giugno del 1926, una nuova stagione di ricerche italiane, che durerà circa tre lustri, vide partecipi molti giovani studiosi che si formarono sugli scavi di Lemno e che segneranno la storia dell'archeologia italiana del Novecento, ricoprendo cattedre e incarichi prestigiosi presso università, sovrintendenze e musei. In quella data fu concesso il permesso di scavo di Efestia. La prima missione durò due mesi, nel corso della quale furono praticati sondaggi esplorativi per mettere in luce strutture di età arcaica, riferibili alla cultura della stele. Lo scavo durò fino al 1929 e incluse la necropoli incinerazione. Furono scoperte 300 urne funerarie, armi e vasi da corredo, anche se non fu rinvenuto un solo documento iscritto. Tra il 1926 e il 1927 furono scavati monumenti di periodi più recenti, i quali furono brevemente documentati e poi di nuovo interrati, non rientrando nei programmi di Della Seta. Nel 1928 furono scoperte le necropoli di età classica, con le sepolture a inumazione degli Ateniesi, trasferitisi ad Efestia, e nello stesso anno vennero messe in luce le prime tracce del tessuto urbano della polis. Ma è del 1929 la scoperta più significativa. Un edificio di culto attribuito alla grande dea Lemno, con una stipa votiva con centinaia di ex voto, vasi locali e di importazione da tutto l'Egeo. Nel 1930 la missione italiana interruppe le ricerche ad Efestia e proseguì nell'area di Caminia, nella parte sudorientale dell'isola, con la speranza di recuperare altre iscrizioni in quella lingua simile all'etrusco. Le indagini identificarono nella località di Exocastro un complesso funerario del V secolo a.C., forse parte di una fattoria di età classica. Le ricerche in questo settore non restituirono tuttavia dati utili alla risoluzione della questione etrusca. Per questa ragione, le indagini furono dirottate nel golfo di Voroskopos, pochi chilometri a est di Caminia, ove fu scoperto Poliocni, uno dei centri più importanti nel Mediterraneo, per l'età del bronzo. Nello stesso periodo, proprio di fronte, sulle coste dell'Asia Minore, l'archeologo Karl Blegen rileggeva le fasi costruttive di Troia, con la quale Poliocni era fortemente legata da contatti commerciali,
come dimostra il rinvenimento in entrambi i centri di forme ceramiche della medesima tipologia. Poliocni era una cittadella fortificata, abitata dal 3500 e distrutta da un terremoto nel 2100 a.C. Fu poi rioccupata fino al 1400-1350 a.C. e lo scavo di numerose abitazioni, di un granaio, delle mura e in particolare di una grande sala per riunioni, il cosiddetto Buleuterion, ha fatto sì che Poliocni ricevesse l'appellativo di città più antica d'Europa. Tra il 1936 e il 1937 fu costruita, accanto agli scavi di Poliocni, la casa della missione italiana per ospitare gli scavatori coinvolti nelle ricerche. Negli anni del secondo conflitto mondiale, la casa fu occupata, spogliata e trasformata nel quartier generale delle truppe tedesche di stanza nella parte orientale dell'isola. Ancora oggi, a distanza di quasi 90 anni, noi archeologi della missione della scuola italiana trascorriamo le estati in quella casa affacciata sulle coste dell'Asia Minore. La missione italiana iniziò le indagini anche in località Chloe, a nord dell'isola, presso cui fu individuato un grande santuario, costruito su due terrazze a strapiombo sul mare, al di sopra di una grotta, nella quale sarebbe stato abbandonato Filottete. Gli scavi individuarono sulla terrazza settentrionale i muri di una grande sala per riunioni di età ellenistica, cui si accedeva da un ingresso colonnato di ordine dorico, con quattro ambienti sul fondo, forse riservati ai sacerdoti. Nella terrazza meridionale furono messe in luce le fasi tardoantiche e arcaiche del santuario e furono scoperte numerose iscrizioni, datate tra il V secolo a.C. e il II dopo, che hanno consentito di attribuire il complesso al culto dei Cabiri. Le iscrizioni rivelarono che il santuario era legato amministrativamente ad Efestia e ospitava riti di iniziazioni, livagioni e pasti comuni. La promulgazione delle leggi razziali del 1938 determinò una brusca interruzione delle ricerche italiane sull'isola di Lemno. Alessandro Della Seta fu costretto a rinunciare al suo incarico e, sebbene inserito nella cosiddetta lista dei discriminati per meriti scientifici, dovette ritirarsi a vita privata a Casteggio di Pavia, dove morì nel 1944. La direzione della Regia Scuola Archeologica Italiana, dopo il rifiuto di Ranuccio Bianchi Bandinelli, fu affidata a Guido Libertini, il quale proseguì le indagini in corso per un anno ancora, prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale. Si concluse così la prima stagione di ricerche della Regia Scuola Archeologica Italiana ad Atene sull'isola di Lemno, che proseguono ancora oggi, a distanza di un secolo. Grazie. Grazie di questa relazione molto ricca che ci ha ricordato la storia della Scuola Archeologica Italiana di Atene, un'istituzione che meriterebbe di essere ancora più conosciuta di quanto già non lo sia nel nostro paese. Stavo dicendo, nel ricordare alcuni degli elementi della relazione di Carlo De Domenico, che oltre alla storia della Scuola Archeologica Italiana di Atene, una buona parte della sua relazione è stata dedicata a miti e a storie mitiche, e ci si può chiedere, se ci sono in questa sala dei non specialisti, perché raccontare queste favole. In realtà in tutto il Mediterraneo, in particolare in quella parte del Mediterraneo che è stata benedetta dall'incontro con i greci, il paesaggio sacro è un elemento assolutamente essenziale della storia degli umani. Analizzare il paesaggio sacro non vuol dire rintracciare con un facile evemerismo, questa è la parola che usiamo noi, cioè quella dottrina secondo cui gli dèi null'altro sarebbero se non uomini del passato, divinizzati per meriti particolari, ma il paesaggio sacro non è che voglia dire che ci siano delle tracce necessariamente della storia, però crea le coordinate entro le quali anche gli eventi storici venivano interpretati da loro e devono ancora essere interpretati da noi, se è storia quello che vogliamo fare. E infine vorrei anche sottolineare per un momento qualche allusione sottile e interessante alla traccia di Lemno e dei miti intorno a Lemno nei repertori mitografici del Medioevo. Abbiamo visto
miniature di Boccaccio, Boccaccio e Christine de Pizan, soprattutto in questi due repertori mitografici di grande interesse, le iconografie dei miti antichi vengono reinventate, perché non è ancora un momento in cui hanno dei veri modelli. Quindi c'è una reinvenzione a partire da testi naturalmente in latino e non in greco. Ciò detto, vorrei dare la parola a Riccardo Di Cesare, che è professore associato di archeologia classica all'Università di Foggia ed è assistente del direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Grazie e buonasera a tutti. I due testi epigrafici in alfabeto greco che trascrivono una lingua non greca affine all'etrusco hanno rappresentato, fin dalla scoperta, la caratteristica di maggiore interesse della stele di Caminia. Il primo testo, sulla parte anteriore della lastra, è denominato A e si dispone tutto intorno al guerriero. L'altro, il B, occupa il lato destro della stele. Le superfici sono rifinite sui lati con il guerriero e con le iscrizioni. Per il resto, la stele, realizzata nel calcare tenero della regione orientale di Lemno e priva di cornice e coronamento, è solo sbozzata, come si vede nell'immagine a destra. Le caratteristiche paleografiche e lo stile del guerriero, inciso a bassissimo rilievo, supportano la datazione al VI secolo a.C., forse nei suoi decenni finali, a partire dal 530. È un prodotto della cultura locale di Lemno, prima che l'isola, intorno al 500, fosse occupata dagli ateniesi. La stele con la rappresentazione di un guerriero stante di profilo, con i simboli del suo status, era un segnacolo funerario diffuso nel Mediterraneo arcaico. La stele di Caminia si confronta infatti con altre stele arcaiche della Grecia continentale, delle isole dell'Egeo, dell'Asia Minore e Occidente, dell'Etruria, con personaggi di profilo verso destra o verso sinistra. Ricordano la stele di Caminia anche alcune stele etrusche databili nel VI secolo, come quelle di Abele Felusche da Vetulonia, di Abile Tite da Volterra, di Lart Ninie da Fiesole. Ma anche in Egeo si trovano interessanti accostamenti. Le stele funerarie da Prignassa a Creta, databili nel VII secolo, presentano guerrieri di profilo, incisi nel calcare tenero e poi colorati, come in origine doveva essere colorata la stele di Caminia, secondo le convenzioni della scultura arcaica. Sulla fronte della stele, 8 linee di scrittura sono state incise dopo la realizzazione del guerriero e compongono il testo A. Si individuano 3 blocchi grafici. A destra e a sinistra del guerriero i testi sono disposti in verticale e si leggono dal basso verso l'alto. A sinistra vedete il nuovo apografo della stele, a destra il disegno semplificato con la direzione delle linee di scrittura. Sopra la testa, invece, ci sono linee di scrittura orizzontali che si alternano da destra a sinistra e da sinistra a destra, nel cosiddetto stile Bustrofedon, che imita cioè il movimento dei buoi che tirano l'aratro. Non è facile stabilire l'esatto ordine di lettura. L'andamento libero della scrittura è dovuto anche al fatto che, nel mondo arcaico, le iscrizioni erano un ornamento in se stesse e possedevano un'autonoma funzione estetica, come l'immagine. Il testo B, sul lato destro della stele, è scritto in verticale su 3 linee. La lettura inizia in alto a sinistra, procedendo verso il basso, oltre la frattura. La direzione della scrittura è sinistrorsa, come nello stile bustrofedico. Il secondo rigo risale verso l'alto e qui non solo la direzione del testo si inverte, cioè dal basso verso l'alto, ma le lettere sono anche capovolte rispetto al rigo precedente, come se fossero ruotate di 180 gradi. È il tipo di scrittura definita dai moderni serpentiforme o Schlangenschrift, attestata in contesti pubblici e privati nelle iscrizioni greche dell'Egeo di epoca arcaica. Un celebre esempio è quello dell'iscrizione della statua di Nicandre a Delo, altri vengono da Tirinto e da Tera. Il terzo rigo riprende la direzione dall'alto verso il basso. Dopo l'ultima parola leggibile, Aomai, si osserva uno spazio vuoto, abbastanza esteso per far ritenere che l'iscrizione terminasse qui.
Il testo B differisce da quello A non solo nel layout, ma anche nello stile grafico. Alcune lettere, che in A hanno una forma rotonda, nel B sono quadrate e più piccole. I segni di interpunzione tra le parole, che in A sono due o tre piccole incisioni circolari sovrapposte, in B sono brevissimi tratti rettilinei. Mentre nell'iscrizione A il sigma è a quattro tratti, in B è sia a quattro che a tre tratti, il che potrebbe suggerire un'evoluzione della scrittura e far ritenere il testo B più recente. Sicuramente esso è opera di un altro lapicida. Nel complesso, le 11 linee totali di scrittura con le sue 200 lettere compongono 33 parole, alcune si ripetono, per cui abbiamo solo 23 vocaboli, di cui uno è la congiunzione E. La stele è trascritta secondo le convenzioni in uso per la lingua etrusca. Sono impiegate 18 lettere, tutte dell'alfabeto greco, tranne una. Rispetto alla classificazione degli alfabeti greci arcaici proposta da Adolf Kirchhoff nella seconda metà dell'Ottocento, l'alfabeto di Lemno rientrerebbe nel tipo detto rosso o greco occidentale. In questo, il segno a tridente, cioè quello che nel greco classico si legge ps, esprime il suono k. Nell'alfabeto lemnio sono presenti quattro vocali, a, e, i, o, e nella trascrizione dei nomi greci, il segno o è utilizzato per trascrivere sia o sia u. Ad esempio, in Morinail riconosciamo la forma lemnia del nome greco della città di Myrina. In Olaies la forma lemnia dell'antroponimo greco Iulaios. Foche può corrispondere a Focaia o Foche, due varianti dello stesso nome, la città greca di Focea, sulle coste dell'Asia Minore. Il digamma rende la semivocale U, il segno het segna l'aspirazione, e ci sono due sibilanti, il sigma, a tre e quattro tratti, trascrive il suono sh di scena, mentre per la S semplice si è usato questo segno che vedete, un segno a tre tratti, l'unico che non compare nell'alfabeto greco, ma che si ritrova nell'alfabeto frigio con un diverso valore fonetico, perché lì indica una I semivocalica. L'alfabeto lemnio utilizzava anche la lettera Z, non presente sulla stele, ma attestata da iscrizioni vascolari che, come ha ricordato prima Emanuele Papi, completano il corpus di testimonianze delle iscrizioni lemnie, insieme a questa base iscritta da un santuario sotto il teatro di Efestia. Il lemnio e l'etrusco sono quasi sovrapponibili negli aspetti grafici e linguistici. Impiegano l'alfabeto greco rosso, non usano i segni per le consonanti occlusive, hanno un unico segno per le vocali O, U, l'etrusco utilizza il segno U, Y, il lemnio O, e distinguono graficamente e anche fonicamente le due sibilanti. Questo alfabeto lemnio potrebbe essere derivato dall'Etruria, oppure essere stato adottato nel Mar Egeo, dove, accanto ad alfabeti detti azzurri, erano in uso alfabeti rossi. Se così fosse, le somiglianze della scrittura sarebbero dovute all'analogia del sistema fonetico delle due lingue, il lemnio e l'etrusco. È un dato accertato da un'ampia tradizione di studi che nessun'altra lingua del Mediterraneo antico trova con il lemnio maggiori affinità dell'etrusco. Le affinità riguardano la fonetica, lo abbiamo già detto, il lessico, la morfologia e la sintassi. Diverse parole della stele corrispondono a vocaboli etruschi, per esempio il lemnio nafoz, all'etrusco nefz, nipote, discendente, maras, forse nome di un magistrato, si confronta con maru, il genitivo avis, che significa anno, è confrontabile con l'etrusco avils, i numerali, per esempio shialkveis, che corrisponde al modo di dire in etrusco 40, e così via, qui avete la tavola delle corrispondenze. I nomi sono declinati e anche le desinenze corrispondono a quelle etrusche. Il lemnio poi coincide con l'etrusco anche in alcune espressioni, come le indicazioni di età al genitivo, di 40 anni, per esempio, identico all'analoga espressione etrusca, ma anche nella possibile formula di datazione che apre la seconda iscrizione, l'iscrizione B, essendo Olaie Phokias Serona, che si confronta con l'etrusco Zilchi velusi ulcniesi, essendo vel ulcnie zilch.
Sulla stele compaiono nomi propri, come Olaie, Olaie Phokias, Aker Tavarsio, Vanalas, Haraglio, Eptesio, toponimi e località, come Morina, Toverona, forse Foche, verbi, visse, fu, fece, terminano tutti in ai, alcune cariche, Maras, forse Serona, indicazioni cronologiche o di età, 40 anni, un anno, riferite alla biografia o al cursus del defunto. I due testi della stele, però, non si lasciano interpretare facilmente. Ecco alcune incertezze. Serona può essere una magistratura, quando il tale era Serona, o una località, a Serona, oppure nella Serona, come un distretto di Mirina. E visto può essere un avverbio che significa qui, come l'etrusco tui, oppure una forma verbale o ancora un nome o una condizione di status, visse come è visto. Anche il termine nafoz, anziché nel significato di nipote discendente, può significare monumento, il monumento di Olaie. Non è chiaro chi fosse il titolare della tomba. Il nome Olaie compare due volte, a destra del guerriero e nell'epitaffio laterale. È un nome greco, come abbiamo visto, forse un originario di Focea, giunto a Lemno e qui morto dopo aver ricoperto cariche ufficiali. Ma se l'inizio del testo B, con Olaie Phokias al dativo, non fosse una dedica a questo personaggio, ma una formula di datazione, allora il titolare della tomba potrebbe essere un altro. Aker Tavarsio, il cui nome è scritto di fronte al guerriero, insieme ad elementi della sua genealogia, figlio o nipote di Valanas o della Valanassi, quindi sarebbe un metronimico, e Serona a Mirina. Olaie potrebbe allora essere il committente della tomba di un suo avo o familiare. Il testo B sembra chiudersi così. Visse 40 anni e fu Maras per un anno. Il significato complessivo di questo secondo testo non è chiaro. Una correzione, un'integrazione, un testo di diversa natura, familiare, ufficiale, rispetto al primo? Nonostante le incertezze, la stele di Caminia è un genuino documento della storia arcaica di Lemno e rispecchia una società articolata e radicata nell'isola. Lo suggeriscono la menzione dei toponimi come Mirina, ad attestare una strutturazione degli insediamenti precedente l'arrivo degli ateniesi. Il sistema onomastico, con nomi e gentilizi. La menzione delle cariche, come quella di Maras e forse di Serona, insieme a indicazioni di età che possono corrispondere o alla durata della vita o all'anno di accesso alla carica, con una funzione simile a quella dei magistrati eponimi del mondo greco e romano. La compresenza di nomi locali e di origine esterna, greca come Iulaios, tracia come Ptesio, nella stele di Caminia, rimanda a una serie di interazioni con le regioni del Nord Egeo e alle tradizioni sulle molteplici popolazioni di Lemno, ricordate prima da Carlo De Domenico, e alla coesistenza di genti di diversa origine in questo bacino. Qui, secondo gli autori antichi, convivevano traci di varie tribù, tra cui Sinties, greci, anche questi non indistinti, ma provenienti da diverse poleis, una serie di altre popolazioni bilingui, quelle che Tucidide chiama barbaroi diglossoi, cioè barbari bilingui, e i Tirreni. In questo variegato quadro insediativo e alla luce delle iscrizioni della stele di Caminia, può essere ripensata l'entità della presenza etrusca a Lemno, anche se questa non si osserva nella documentazione archeologica. Da un lato si può ipotizzare una lingua comune da cui l'etrusco e l'emnio si sarebbero distaccati. Dall'altro, ritenendo il lemnio derivato dall'etrusco parlato in Italia, si può supporre che un gruppo di etruschi, i Tirreni di Occidente, si sia insediato a Lemno tra il X e il VII secolo a.C. Questo stanziamento potrebbe aver avuto un carattere commerciale ed essersi poi sviluppato in maniera autonoma, inserendosi appieno nella cultura materiale del Nord Egeo, a cui Lemno appartiene, ce ne parlerà Germano Sarcone. I primi etruschi nell'Egeo avrebbero potuto raggiungere Lemno dall'Italia
perché l'isola di Efesto era famosa per le sue officine metallurgiche e uno dei nomi di Lemno, Aetaleia, la accomuna all'isola d'Elba. Lemno, inoltre, era interessata da una fitta trama di traffici marittimi con il Nord Egeo e fungeva da testa di ponte per l'Anatolia settentrionale e il Mar Nero. Una presenza di origine etrusca nell'Alto Egeo appare in definitiva tutt'altro che isolata, se si osserva la pluralità delle culture affacciate su questa vitale area geografica del Mediterraneo antico. Grazie. Grazie. Davanti a un problema come questo, io credo che gli specialisti e i non specialisti condividano un sentimento di impazienza. Abbiamo una iscrizione, la possiamo persino leggere, ma non la capiamo fino in fondo. È quasi meglio il disco di Festos, dove almeno non riusciamo a leggere proprio nulla e quindi dobbiamo aspettare un nuovo Champollion, come ci ha detto prima Emanuele Papi. Però credo che questa relazione abbia messo bene in evidenza un contesto intorno a questa iscrizione, cioè quello che la accomuna all'etrusco è un certo, anche con alcune differenze, che peraltro ci sono anche fra l'iscrizione A e l'iscrizione B, è un certo, diciamolo in latino, usus scribendi, cioè che presuppone una lunga abitudine a scrivere. Non saranno moltissime le iscrizioni di Lemno che conosciamo, ma potrebbero essere moltissime quelle che noi non conosciamo. In ogni caso, un'abitudine scrittoria c'è, e di fronte a questa abitudine scrittoria il tema già toccato da tutti fino ad ora della distanza fra la lingua, come è attestata da queste poche iscrizioni, e la cultura, che non ha niente a che fare con l'Etruria propria, ma che si accomuna con la zona geografica in cui Lemno si trova, questo problema diventa ancora più teso e richiede la forte speranza in nuove scoperte, di nuove iscrizioni che ci dicano evidentemente di più. Do adesso la parola a Germano Sarcone, che è allievo del corso di perfezionamento in Scienze dell'Antichità presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Buonasera a tutti. Lemno era indissolubilmente legata alle arti umane, all'artigianato e alla metallurgia. Era infatti patria di Efesto, il dio fabbro, da cui prende il nome la città di Efestia, e sede di un culto riservato ai figli di questo, i Cabiri, anch'essi metallurghi e divinità venerate nel santuario di Chloe, nella stessa isola e a Samotracia. Il guerriero rappresentato sulla stele di Camigna, stilisticamente si colloca in una fase avanzata del VI secolo a.C., ma le radici della produzione artistica lemnia risalgono a molti secoli prima, alla cosiddetta prima età del ferro, quando tutto il Nord Egeo era attraversato da una fitta rete di navigazioni, commerci e contatti grazie alla sua posizione di transito tra Egeo e Mar Nero, Grecia, Tracia e Anatolia. Le fonti parlano di un'isola riccamente coltivata a vite e il vino, come oggi, era fonte di ricchezza. Nell'Iliade si parla di navi contenenti vino di Lemno per gli Achei impegnati nella guerra contro Troia, in grandi quantità fornite dal re dell'isola Euneo. Le indagini condotte dalla scuola italiana hanno consentito di riportare alla luce un cospicuo campione di vasi da trasporto destinati a contenere l'apprezzato vino lemnio, le cosiddette anfore nord-egee protogeometriche di XI e X secolo a.C., riconoscibili per la presenza della tipica decorazione a cerchi concentrici realizzati con compassi multipli. Gli stessi motivi decorativi erano presenti non solo sui vasi da trasporto, ma anche sulle coppe e i crateri, o su forme più ricercate come gli slanciati sostegni fenestrati, cioè traforati a giorno e impiegati come supporti per vasi. Questi prodotti ceramici si possono considerare gli antenati della cultura artigianale e artistica di Lemno in epoca arcaica. Contemporaneamente si diffuse su larga scala una produzione vascolare che, per il colore scuro della superficie esterna, è denominata ceramica grigia. Secondo l'allora direttore della scuola di Atene, Alessandro della Seta, questa classe ceramica rappresentava una variante del bucchero etrusco e insieme alla stele di Camigna costituì l'aition, la causa, delle ricerche italiane a Lemno. Oggi sappiamo che la ceramica grigia fu prodotta sull'isola e nel resto dell'Egeo per almeno 5 secoli,
e a partire dall'VIII e fino alla metà del VII secolo a.C. fu affiancata da una tipologia vascolare più raffinata che utilizzava decorazioni geometriche simili a quelle visibili sui vasi di qualche secolo prima, ma con l'introduzione di nuove forme. Gli archeologi hanno chiamato questa ceramica decorata, già a partire dalla fine dell'Ottocento, G2-3, quando fu identificata per la prima volta a Troia. Lemno fu uno dei principali centri produttori di questa ceramica, che insieme alla grigia veniva esportata raggiungendo Troia, le località costiere dell'Ellesponto, le isole vicine e la penisola calcidica. Saranno l'intensa produzione di ceramica decorata e la maturità tecnica raggiunta in età geometrica, insieme alla ricezione di modelli artistici dalle isole Cicladi, dalla Ionia d'Asia e dal continente greco, a dare vita in età orientalizzante e arcaica, dunque tra il VII e il VI secolo a.C., a una nuova forma di artigianato artistico, che a Lemno troverà espressione sia nella ceramica dipinta figurata, sia nell'arte di plasmare la terracotta. Come emerge dai vasi che vi sto mostrando, il repertorio d'età geometrica è ormai scomparso e ha lasciato il posto a forme nuove e più elaborate, soprattutto nella decorazione. Per la sua novità quest'arte, sconosciuta prima degli scavi italiani a Lemno, colpì gli archeologi che la scoprivano e Alessandro Della Seta coniò per essa la definizione di arte tirrenica di Lemno. Le peculiarità della nuova ceramica tirrenica, anche detta protolemnia, consistevano in vasi monumentali come gli stamnoi e i crateri su piede, ciste, calatoi, cioè dei canestri traforati, e decorazioni rinnovate, con repertori geometrici, con meandri rettilinei, cirri e spirali ondulate, accanto a scene con figure umane, animali e divine, come nel caso di questo vaso tubolare con la rappresentazione di una cacciatrice, probabilmente una divinità in posizione di attacco su un felino. La maggior parte dei ritrovamenti di arte lemnia del VII e VI secolo a.C. si riferisce a un contesto religioso, il santuario dell'Acropoli arcaica di Efestia. Indagato dalla scuola di Atene a partire dagli anni 30 del Novecento, negli anni 80 e dal 2018 fino ad oggi. Il santuario domina la zona sottostante fino al mare ed è costituito da una serie di ambienti ed edifici, uno dei quali conteneva centinaia di offerte votive e che fu definito la Stipe di Efestia. Era parte di un più ampio complesso sacro, probabilmente dedicato alla grande dea Lemno, patrona dell'isola e titolare del culto del santuario dell'Acropoli arcaica. Il santuario si compone di un'area centrale con una sala dotata di banchine laterali e di un piccolo sacello sul fondo, di alcuni ambienti di servizio di stoccaggio di alimenti e dall'edificio con stipe. Questo si dispone su due livelli. In quello inferiore sono più ambienti di servizio, mentre su quello superiore sono tre vani in successione che si aprivano su un'area a cielo aperto e guardavano il complesso centrale. In uno stretto vano, alcuni oggetti votivi erano deposti su una piattaforma lastricata, interpretabile come altare. L'ambiente più grande fu rinvenuto colmo fino a mezzo metro di altezza di centinaia di ex voto stipati uno sull'altro. Tra questi erano manufatti di vario tipo, come bronzi ed eleganti vasi dipinti, importati da Atene e Corinto, ma anche vasi e statuette in stile lemnio, prodotte localmente con le immagini della grande dea Lemno, insieme a creature del mito come sirene e sfingi, figure di offerenti, modellini di edifici sacre e fontane, animali, frutti e strumenti per la filatura e la tessitura. Alcuni contenitori, originariamente alloggiati su mensole e banconi, racchiudevano offerte in natura e nella stipe saranno stati conservati anche gli elaborati tessuti ricamati dalle donne lemnie, di cui ci danno un'idea i dipinti sui vasi e sulle statue in terracotta. La grande dea era raffigurata vestita di abbondanti e ricchi panneggi e con un alto copricapo, stante di fronte dai voti e figure di musici. I volti sporgenti e spigolosi, gli occhi ampi e accentuati, le capigliature a calotta e talvolta con riccioli sulla fronte, così come i panneggi ricoperti di ornamenti, sono peculiari della cultura figurativa lemnia e si inseriscono in una fase di perfezionamento delle tecniche pittoriche per la resa della figura umana, similmente alle coeve produzioni ceramiche protoattica, corinzia e greco-orientale. Tra le terracotte figurate realizzate tra la fine del VII e il VI secolo a.C., alcune statuette rappresentano una divinità con le braccia alzate,
simile per forma e concezione ai più antichi doletti minoici, micenei e ciprioti. Queste statuette avevano un copricapo in altro materiale, oggi perduto, naso e mento pronunciati, un sorriso marcato, il cosiddetto sorriso arcaico, occhi sbarrati e grandi orecchie con orecchini in metallo. Rientrano nella produzione artistica locale anche le 20 sirene di terracotta dalla stipe di Efestia. Esse hanno il volto di una fanciulla sorridente, elemento distintivo del periodo arcaico. Indossano un alto copricapo, il polos, e orecchini. Il corpo è quello di un uccello, con ali spiegate e ricurve, e lo sguardo rivolto verso il basso. Sul retro, inoltre, un ampio foro suggerisce il fissaggio delle sirene come ex voto appese alle pareti della stipe e concepite per guardare lo spettatore dall'alto verso il basso, a una distanza tale da rendere percepibili i dettagli del volto e i colori. Il loro significato può essere rintracciato nel rapporto dell'isola e di Efestia con il mare. Le sirene, infatti, rispecchiavano le paure e le insidie della navigazione. Nell'Odissea, Circe mette in guardia Odisseo dal loro canto ammaliatore, che portava alla morte i marinai che vi si imbattevano. Il solo Odisseo, tappando le orecchie dei compagni con cera d'api e facendosi legare all'albero della nave, poté sopravvivere pur ascoltando il loro canto ammaliatore. Anche gli argonauti, di ritorno dal viaggio in Colchide, avevano incontrato le sirene ed erano riusciti a scampare alla morte grazie al canto intonato da Orfeo, che ovattò con le sue note il canto mortale delle sirene. Il santuario dell'Acropoli arcaica controllava visivamente il principale scalo portuale dell'abitato, uno scalo intensamente frequentato sia dai marinai locali sia in transito verso l'isola, come suggeriscono anche i numerosi oggetti di importazione. Le sirene di terracotta, quindi, potrebbero essere state dedicate in funzione apotropaica per renderle presenze benevole e allontanare le insidie della navigazione. Sappiamo infatti che il Nord Egeo ancora oggi è vessato nel pieno della stagione estiva dal Meltemi, un forte vento che spira da nord-est e che genera violenti burrasche, impedendo la navigazione. Le sirene ritrovate insieme a quattro sfingi, inoltre, dovevano ricollegarsi alle prerogative della grande dea. Oltre che come immagine veneranda con le braccia alzate, questa è raffigurata in alcune statuine mentre suona uno strumento a corda, ed è proprio la connessione con la musica, un ulteriore collegamento che riporta la grande dea, che sulla ceramica e nella coroplastica è rappresentata come una divinità della musica. E le sirene, come è noto, erano legate al canto e alla musica, e come suonatrici di lira le troviamo rappresentate nella maggior parte delle attestazioni iconografiche. Tra i più singolari prodotti dell'arte lemnia erano statue in terracotta di grandi dimensioni. Dalla stessa Efestia proviene un braccio decorato riferibile a una statua panneggiata femminile di età arcaica, originariamente seduta o in piedi, il cui ornato del braccio costituisce uno dei motivi decorativi più diffusi della ceramica figurata e dell'artigianato fittile lemnio tra la seconda metà del VII e il VI secolo a.C. Il meandro puntinato, liscio, trova confronti nella produzione vascolare, come decorazione geometrica dei crateri protolemni o come ornato del panneggio di figure femminili. Dall'area del santuario della Grande Dea proviene anche una testa in terracotta riconducibile a una statua di divinità. Il grande foro interno serviva all'alloggiamento di un polos, simile ai copricapi della divinità femminile rappresentata sulla ceramica tirrenica. Questa testa era parte di una statua polimaterica, in cui, analogamente alle meglio note statue acrolitiche, alcune parti erano realizzate in terracotta, altre in altro materiale deperibile e ricoperte di tessuti. Un confronto suggestivo, in una versione più pregiata, è offerto dalle teste crisoelefantine rinvenute sotto la via sacra a Delfi. Gli elementi di somiglianza sono dati dalle analoghe dimensioni e dall'essere dei volti compiuti dalla fronte al collo, mentre il fissaggio degli elementi superiori, dunque copricapi, capigliature e diademi, si avvalevano della stessa tecnica, che prevedeva un grande foro nel cilindro della testa. Un'ultima non trascurabile affinità è data dalle orecchie, sporgenti come l'esemplare lemnio. Quest'ultimo è un accorgimento adatto a statue di divinità da contemplare frontalmente. L'esistenza di statue monumentali fittili a Lemno, oltre a trovare confronti con statue simili e dalla stessa epoca dall'isola di Taso e da Atene, è indirettamente provata anche dalle figure sedute e in piedi
collocate sulla facciata di alcuni modellini in terracotta di edifici e di fontane da Efestia. Il guerriero sulla serie di Camigna si colloca nell'ambito di questa fase avanzata della produzione artistica di Lemno arcaica. I contorni della figura e i vari dettagli incisi hanno probabilmente preceduto le iscrizioni collocate sul prospetto della stele, che si dispongono tenendo conto della figura e ne seguono l'andamento. Come nelle stele arcaiche di Atene, dell'Egeo orientale e di Creta, anche il nostro Aker Tavarsio o Laie Phokias doveva essere a figura intera e rappresentato in piedi. Il volto presenta i tratti somatici tipici delle rappresentazioni artistiche di Lemno, con il naso sporgente, il mento pronunciato e la mandibola imponente, così come l'occhio grande, le labbra corte in un marcato sorriso, la sommità della testa piatta con capigliatura a calotta. È possibile che la stele, come tutta la scultura arcaica nell'Egeo, fosse integrata sia nella figura sia nelle lettere dell'iscrizione dal colore, che avrebbe mascherato le asperità delle superfici porose, evidenziato i dettagli anatomici, come la capigliatura, e messo in risalto l'iscrizione e reso visibile anche a distanza il segnacolo funerario. Non si conoscono altre stele simili scolpite a Lemno, ma sono attestati segnacoli in pietra come questa piccola stele funeraria che imita una porta e una base votiva iscritta nella stessa lingua della stele di Camigna, che conserva sulla faccia superiore i resti di un trono. Il guerriero della nostra stele è rappresentato come un militare nel pieno delle sue forze. La resa impersonale del volto, senza una caratterizzazione individuale, era una consuetudine dell'arte arcaica adottata anche in altri contesti geografici, e a Lemno il guerriero armato di lancia e scudo rappresentava un archetipo della figura virile dei tirreni di quest'isola. La stele di Camigna è probabilmente una delle ultime opere dell'arte lemnia arcaica. Nei primi decenni del secolo successivo, la cultura figurativa del Nord Egeo volgerà lo sguardo ai modelli artistici della Grecia continentale. Nel caso di Lemno, la conquista dell'isola da parte di Atene attorno al 500 a.C. porrà fine all'arte locale, lasciando spazio a linguaggi artigianali e figurativi ormai modellati su quelli ateniesi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, si è visto qui molto bene come l'orizzonte della cultura figurativa lemnia è tale da far comprendere benissimo questa stele, anche se naturalmente vorremmo sempre saperne di più e in particolare se pensiamo ad alcune figure come quelle con gli occhi sbarrati possiamo immaginare anche che la decorazione dipinta che sulla stele di Lemno in qualche modo somigliasse a questa. Il mio compito finisce adesso molto piacevolmente invitando il professor Giuseppe Sassatelli, che è il presidente dell'Istituto di Studi Etruschi, a concludere questo pomeriggio. Grazie. Allora, grazie di questa opportunità. Sono molto contento di essere qui e di fare le conclusioni. Un po' preoccupato perché fare le conclusioni per due ore come queste non è semplicissimo, sono più i problemi che le soluzioni, ma questo va bene. Allora, se qualcuno anche solo qualche anno fa o un po' di anni fa mi avesse detto che a Milano avrei visto la stele di Camigna in un museo dedicato alla civiltà etrusca, avrei detto no, guarda, non se ne parla nemmeno, impossibile, invece è così. E volevo sottolineare questo aspetto, è già stato detto, di un'operazione coraggiosa e complicata, al di là dell'impegno economico, dell'impegno delle relazioni istituzionali, perché la stele di Lemno è un monumento difficile, complicato, emblematico. Paola Pellagatti ha detto ci meglio astruso, mi sembra, nella sua lettera, come sempre molto, molto acuta. Perché? Perché è un monumento che va a toccare un problema cruciale della nostra archeologia dell'Italia preromana, che è quello dell'origine degli Etruschi, non c'è alcun dubbio, che è un problema pesante, un problema forte, sia sul piano scientifico e anche per quell'aspetto di, diciamo, derivazioni mediatiche non sempre accettabili. Se ne parla tantissimo, forse anche troppo. È vero che il mondo della comunità scientifica
non ha forse risolto questo problema, anche se ha fatto passi avanti molto importanti, però si porta dietro appunto queste deviazioni che ogni tanto affiorano anche in relazione un po' alla mostra di Milano, qualcosa è emerso. Io credo che prima di tutto vada dato atto a questo coraggio di fare venire qui un monumento, di costruire attorno a questo monumento una serie di iniziative, di attività, come la giornata di oggi, come le conferenze che fanno da contorno. E dietro questo è indubbio l'impegno da un lato della Fondazione Rovati e dall'altro della Scuola Archeologica Italiana di Atene, perché lo volevo sottolineare all'inizio, qui c'è un rigore fortissimo nella impostazione scientifica, e su questo non c'è alcun dubbio, ma c'è anche un impegno sulla appetibilità dei contenuti, sulla possibilità di diffondere questi contenuti, sulla efficacia della comunicazione anche per un pubblico diciamo di non addetti ai lavori. Direi che il libretto che io ho visto qui oggi e anche le relazioni che abbiamo sentito ne sono una prova, nel senso che qui noi oggi abbiamo avuto una possibilità di una sintesi di tutti i principali problemi della Stele, con la storia del monumento, con questa odissea molto interessante, con questa mescolanza di aspetti figurativi e aspetti epigrafici, con il quadro storico di Lemno e della sua produzione artistica. E quindi davvero ci siamo fatti un'idea di che cos'è l'isola di Lemno, che va anche al di là della Stele, quindi del contesto in cui la Stele va collocata. E anche in questo, sia nelle relazioni di oggi che nel testo, abbiamo avuto sempre questa doppia lettura, con un testo rapido, efficace, scorrevole, essenziale nel libretto e poi un corposo apparato di note che è fatto per gli addetti ai lavori. Io ho imparato moltissimo da questo libretto leggendolo, perché mette insieme tutte le cose che ciascuno di noi ha sparso un po' nella sua mente. Quindi secondo me questo doppio binario è un modo vincente. È l'occasione per rivisitare, per riflettere da parte della comunità scientifica, ma è anche l'occasione per presentare e coinvolgere al pubblico dei non addetti ai lavori, coinvolgerlo su un monumento che è davvero complicato. È un binario difficile questo da tenere, da percorrere, però credo che, lo diciamo soprattutto a noi addetti ai lavori, lo dobbiamo perseguire più spesso. Il linguaggio nostro, della nostra comunità scientifica, i suoi termini, i suoi modi, ma deve fare uno sforzo maggiore per, diciamo, uscire, per far conoscere questi progressi. E credo che in questo la Fondazione abbia davvero, lo diceva prima Salvatore Settis, ha avuto già in questi primi momenti di vita, è stato uno stimolo per la comunità scientifica a cimentarsi anche in iniziative di questo genere. E l'incontro di oggi ha avuto lo stesso taglio. Ci sono molti colleghi, molti archeologi, alcuni etruscologi, ma c'è anche un pubblico folto. È importante che anche il pubblico venga reso edotto di che cosa? Del progresso dei contenuti, e i contenuti sono davvero molto, molto andati molto avanti, ma anche del metodo, di come si procede, e anche nell'ammissione che a volte non tutti i problemi sono risolti, perché capisco che sapere un po' le cose fino in fondo è un'ansia, è una legittima aspettativa, ma non sempre è possibile. Allora, venendo più nello specifico per cercare di trarre qualche conclusione sulla Stele di Lemno, allora, e quindi ripeto, non facilissima la situazione, ma ci provo. Allora, è stato detto, la Stele di Lemno è un monumento emblematico, mette insieme un aspetto figurativo che si collega alla cultura di questa isola e mette assieme un aspetto linguistico che ha a che fare con l'etrusco, essendo un'iscrizione scritta con un alfabeto che si legge come quello dell'etrusco, ma in una lingua che non è greca. Allora, primo punto, questa stele è sempre stata considerata la prova archeologica dell'origine orientale degli Etruschi, da Edoardo Brizio, tutti gli orientalisti, e cioè
la prova archeologica di un viaggio, di una tappa intermedia di quel viaggio che gli Etruschi, venendo dalla Lidia, hanno fatto per arrivare in Italia, nell'Italia antica. Lo ha detto Erodoto per primo, e poi dietro c'è andata tutto, sono andate anche tante altre fonti, Tucidide che parla dei Tirreni a Lemno, questo legame con Efesto, questo nome dell'isola che è lo stesso dell'isola d'Elba. Quindi questa prima testimonianza di Erodoto ha trascinato con sé molte altre cose che hanno dato corpo a questa idea della, diciamo così, dell'arrivo degli Etruschi dall'Oriente, e la prova archeologica di questo itinerario degli Etruschi da est verso ovest. Poi sappiamo bene, Pallottino ha dato ha messo proprio uno stop definitivo a questa operazione, con la teoria della formazione che ha superato quella dell'origine, ma ha dato soprattutto uno stop definitivo perché ha messo in luce come c'è un problema cronologico, cioè la Stele di Lemno è di un periodo in cui gli Etruschi sono nell'Italia antica da 2 o 3 secoli, e quindi in qualche modo non possono essere collegate le due cose. Però qual è il problema? Tra le altre cose sollevate dalle fonti c'è, oltre ai Tirreni di Tucidide, oltre a Efesto, c'è anche tutta la questione dei Pelasgi che ritorna. Pelasgi è altra popolazione che ritorna anche per gli Etruschi, il grande mito dei Pelasgi che da Spina vanno all'Etruria Tirrenica. Del resto la stessa Atene non è indenne dal mito dei Pelasgi, come sappiamo bene, ma questa è un'altra questione. Allora, ci sono delle somiglianze, non c'è dubbio, delle somiglianze, delle analogie con l'Etrusco. Allora, se non possiamo spiegare queste somiglianze con la teoria dell'origine orientale, perché Pallottino ha dimostrato, al di là della sua tesi, appunto, che cronologicamente è un'altra cosa, è un monumento che non può avere a che fare con la più antica presenza degli Etruschi nell'Italia antica, che è almeno nel X secolo. Allora c'è l'altra spiegazione che abbiamo sentito, cioè che si tratti di analogie spiegabili con un nucleo di Etruschi che per ragioni commerciali da ovest sono andati verso est. Emanuele Papi l'ha ricordato molto bene. Devo dire che su questo c'è una povertà di documentazione archeologica che a suo tempo, dico ai colleghi, già Luigi Beschi aveva messo molto bene in chiaro, cioè è molto difficile parlare di una presenza etrusca, di Etruschi che vengono dall'Etruria e vanno a est nell'isola di Lemno. È vero quello che ci ha detto Emanuele Papi, che ci sono casi che potrebbero anche aiutarci a spiegare questo aspetto, il caso dei Cippi in Tunisia è molto significativo, però è anche vero che in questa età, quindi i Cippi sono di un periodo un pochino più tardo, in una situazione storica un po' diversa, in questa età, diciamo tra fine VII e VI secolo, quando gli Etruschi si muovono lasciano tracce archeologiche molto ma molto più consistenti. Penso al sud della Francia, alla lingua d'Oca, dove ci sono iscrizioni etrusche, dove c'è una presenza etrusca, ma c'è una documentazione archeologica che prova questa loro presenza. E quindi anche questo tentativo di spiegare le analogie con un viaggio di Etruschi da est verso ovest è un tentativo che a mio avviso è difficile da sostenere. E allora, si è ricorsi a una spiegazione un po' diversa che ha portato l'attenzione sul fatto che queste analogie sono dovute a un momento molto antico, quando c'era una lingua comune pre-indoeuropea, una lingua comune che era il pregreco di Lemno, che era l'etrusco non indoeuropeo, che era il retico, quindi una situazione che porta a delle vicinanze molto lontane nel tempo. Io credo che questa rimanga ancora non dico la soluzione, ma la direzione in cui bisogna lavorare. Però bisogna anche dire onestamente che non ce l'abbiamo una soluzione. Questo va comunicato anche a chi si interessa di questo problema. Del resto anche altre discipline non hanno la soluzione per molti problemi, quindi dobbiamo ammetterlo molto, molto chiaramente.
la stele è un momento, è un monumento difficile, lo è difficile anche sul piano archeologico probabilmente, io non so se siano così accettabili alcune ricostruzioni che sono state fatte anche del monumento, che forse non è una stele, o perlomeno in prima istanza non era una stele, ma era un monumento fatto di lastre accostate che raccontavano qualcosa di continuo. E quindi diciamo pure che anche su questo qualche problema c'è, ma soprattutto il problema è quello delle analogie dal punto di vista della lingua. Allora, proiettare molto lontano nel tempo il periodo in cui queste analogie si sono concretizzate, quindi una sorta di fase pre-greca di Lemno che corrisponde all'etrusco pre-indoeuropeo, non indoeuropeo, e corrisponde al retico, non è un modo per evitare il problema, ma è un modo per proiettarlo più indietro nel tempo e cercare di trovare una spiegazione. Questo è un po' un riassunto di quello che abbiamo sentito oggi. Io vorrei semplicemente aggiungere qualche altra considerazione personale, che sono più delle sensazioni. Oggi arrivando ho rivisto di nuovo anche la stele per un'oretta, guardandola proprio da vicino, e direi che le metto qui con, spero che i colleghi archeologi non mi ascoltino troppo, ma le metto qui come pensiero che mi è venuto. Allora, intanto io credo che queste analogie con l'etrusco forse sono meno forti e meno stringenti di quanto abbiamo scritto fino a quanto hanno scritto i linguisti fino ad ora. Qui invado un po' un campo che non è mio, però meno stringenti e meno forti, che non vuol dire attenuare questa analogia, ma vuol dire proprio proiettarle lontano nel tempo. Ho visto che a volte ci sono, diciamo, visto De Cesare ci ha dato delle considerazioni molto precise, ma anche lui qualche dubbio lo ha avuto. A volte ci sono più delle assonanze che delle analogie su alcuni termini. A volte alcune cose che erano un punto di forza per spiegare queste analogie, tipo, scusate, vado un po' nel tecnico, ma l'interpunzione sillabica, Agostiniani lo ha, diciamo così, tolto dal campo delle analogie. E quindi, e poi c'è tutto il problema della vocale O, certo, vocale O che si scrive O, ma il valore fonetico, no, non è proprio così semplice. Un'altra cosa che mi ha molto, diciamo così, colpito è questa inversione sistematica della lettera lambda. Allora, quando noi nella nostra epigrafe in Etruria vediamo che una lettera viene invertita, questo avviene una volta, due volte, per distrazione dell'epigrafista, di chi incide. Che avvenga sempre è una cosa che mi pone qualche problema, non ho la soluzione. E questa è la prima considerazione, quindi forse io farei un appello ai linguisti che ci aiutino a vedere se davvero queste analogie sono così strette o se sono un po' più allentate, il che ci consentirebbe di spiegare meglio questa antica lingua che certo può provocare delle analogie, ma non sono così cogenti. Ecco, l'altra questione, questa davvero è una sensazione, però la dico perché l'ho avuta, quella che mi ha, guardandola ancora, che mi lascia, non dico inquieto, ma insomma mi fa pensare, è questo disordine epigrafico della faccia, dove disordine epigrafico nel senso che c'è una scritta che parte dal basso sul lato destro, poi si piega, poi c'è una scritta orizzontale su tre righe, tornando indietro, e poi c'è una scritta ancora dall'alto in basso, basso in alto, sulla riva. Ecco, è un disordine che secondo me bisognerebbe confortare con qualche altro esempio, perché finché rimane un unicum obiettivamente lascia un po' perplessi, lascia un po' non abbiamo la soluzione del problema. Ho visto anche nei confronti iconografici e tipologici, giustamente, che sono stati portati, sono perfetti, però l'elemento iscrizione non c'è. Quindi
l'invito alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, a chi fa scavi, trovate qualche altro documento che renda, non dico come questo, no, non dico come questo, ma qualcosa che renda meno inquietante questo disordine epigrafico della faccia A, che obiettivamente in un Alemno della fine del VI secolo qualche problema lo pone. Non voglio dire che è un cimelio astruso, come ha detto Paola Pellagatti, però voglio dire che è un monumento su cui sono stati fatti passi da gigante, perché appunto quando l'ho vista al Museo di Atene negli anni 70, poi ne ho parlato per tanti anni nei miei corsi, oggi le cose sono veramente molto cambiate. Credo che bisogna avere l'umiltà e la costanza di proseguire in questa direzione, perché solo con una ricerca continua forse qualche problema si può risolvere. Grazie. Puoi chiudere tu? Sì, no, volevo solo ringraziare, poi lascio la parola a te per chiudere. No. Volevo ringraziarvi per la pazienza, per l'attenzione e vi aspetto per, non lo so, quando risolveremo il mistero. Lascio la parola a Salvatore. No, io non faccio che salutarvi, ringraziarvi di aver ascoltato queste relazioni interessantissime e di avere e ringraziare la Fondazione Rovati per, e la Scuola Archeologica Italiana di Atene per avere, portando questa stele a Milano, per averla rilanciata, per aver contribuito, io spero, anche con un'illuminazione straordinaria, che credo che vada vista con questa luce, credo e spero che sia già questo un contributo, poi se si troverà la stella gemella, meglio ancora. Grazie. Gemella e bilingue. Aperta la discussione adesso tra gli esperti.